Ciao a tutti. Ciao. Allora, in questo video parleremo, approfondiremo un discorso che è stato affrontato in qualche puntata fa di One Minute Fitness, ovvero per buttare giù la pancia non facendo gli addominali, ok? Non sono sufficienti gli esercizi per gli addominali per buttare giù la pancia. Ci sono tantissimi aspetti che vanno affrontati, giusto Michela? Certo, Perché l'esercizio fisico non passa soltanto attraverso gli addominali, perché noi siamo un tutto, non siamo soltanto la somma delle parti, quindi intanto il lavoro aerobico per buttare giù la pancia, oltre agli addominali, è importante. E sicuramente il l'aspetto fatto alimentazione di stare comunque, attenti no? Beh, insomma, all'alimentazione, non è che ci possiamo sono. mangiare quello che In vogliamo. particolare ci sono alimenti che tendono proprio a gonfiare la pancia, non sto parlando soltanto delle fibre dove basta una passeggiata per buttarle giù, ma sto parlando di altri alimenti come ad esempio i lieviti che possono determinare fermentazione e comunque gonfiore all'addome. C'è anche un aspetto di DNA, ci sono quelle persone che possono ringraziare il loro Madre natura, DNA, grazie madre natura, non veramente. ingrassano mai, anche pur mangiando tanto, E ci sono magari. quelle persone che purtroppo in parte se la devono anche prendere con il loro DNA perché per quanto si possano sforzare più di tanto non riescono ad ottenere risultati eclatanti. C'è anche un discorso ormonale, non possiamo nascondere che, ad esempio, noi maschietti tendiamo magari ad accumulare di più, non so, del grasso nella zona proprio della pancia, mentre le donne hanno magari altri problemi più sui fianchi piuttosto che sulle cosce. Ecco, lì è un discorso proprio sempre genetico, sempre ormonale, sempre un discorso di evoluzione della specie. Ecco, tutto lì. Volevo sottolineare l'intervento della nostra amica Claudia, che ci segue sempre, che ha fatto la battuta della fiamma ossidrica per bruciare il grasso. Non è una battuta fino in fondo, perché effettivamente per buttare giù la pancia molti ricorrono al chirurgo estetico, no? Per togliere, diciamo, una parte di questo strato qua. C'è da dire però che nel momento in cui uno ha fatto un intervento di questo genere, tipo di liposuzione, non è che poi in seguito può mangiare e fare quello che vuole, perché comunque in ogni caso entrerà sempre in gioco l'alimentazione sana ed equilibrata, senza esagerare, e comunque la costante dell'esercizio fisico, dell'attività aerobica e un po' di esercizi mirati, ecco. Ci sono Giusto? anche aspetti legati all'età, mi viene da dire, e Certo. anche aspetti posturali spesso che noi La sottovalutiamo, famosa quindi. pancetta posturale, no? Che è data da questa iperlordosi lombare. Noi maschi che non abbiamo la muscolatura dei glutei magari tanto, tanto tonica, tendiamo magari ad andare in avanti con il bacino, ingobbirci e quindi avere questa parvenza di pancetta che, se avessimo una postura equilibrata, regolare, non verrebbe fuori, non si evidenzierebbe così tanto, ecco. Vi salutiamo tutti e vi Vi salutiamo. ringraziamo di partecipare così attivamente Continuate a alle nostre interagire e discussioni. continuate a stimolarci, che a noi piace tantissimo, ci date tantissimi spunti di lavoro. Grazie ancora e Buona buona fitness fitness a a tutti. tutti.